Buenos días, amore. Siamo sul traghetto che ci porterà a Formentera. Siamo atterrati circa un'oretta e mezza fa, un'oretta. Ci attenderà al porto il nostro albergatore, il proprietario della casa, Andrés, perché noi abbiamo prenotato su Airbnb. Abbiamo letto un sacco di recensioni positive, quindi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto perché no. Guarda. Yes, of course. E guarda il nostro pubblico. Hola. Hola. Finalmente mare. Siamo arrivati da pochissimo. Abbiamo appena parcheggiato. Oh, che colore! Abbiamo appena parcheggiato. Adesso stiamo per andare proprio sulla spiaggia. A parte che più la gente, c'è un carnaio di gente. Però adesso Marco vi dirà una cosa. Non siamo a Formentera in Spagna, ragazzi, siamo a Formentera in Italia. L'unica lingua parlata in spiaggia è l'italiano. E naturalmente c'è un casino con la pala proprio. Racconta la differenza che c'era tra l'anno scorso e quest'anno. Cioè, l'anno scorso in Thailandia non si muoveva una mosca, non si sentiva una mosca in giro. Chiudevi gli occhi, ti rilassavi. Qui a Formentera un casino impressionante. Bella zio. Volevo dire una cosa. Bella zio. Marco sta variando. Quel sole non c'è. Siamo usciti oggi in spiaggia. Siamo messi pure una bella protezione 50. Io ho messo. Lui ha messo 50, io 30 baby. Hola. Hola. Io sono qui. Siamo arrivati, è la prima sera a Formentera. Il nostro host. Dice host. Mm-hmm. Ci ha consigliato di andare in questo ristorantino, sì, che si chiama Pix. No. Fish and Love. È vero, sì, però in spagnolo inglese. Sì, in spagnolo, sì. Vende pesce, si mangia pesce amore. Con tanto amore. Ci ha dato un bigliettino per il cuoco che dobbiamo portargli per raccomandarci. E anche in Spagna esistono le raccomandazioni. Niente, vi faremo sapere com'è la cena. Abbiamo finito di cenare. Ottima cena. Ottimissima, anche il dolce era buonissimo. Spettacolare. E adesso stiamo in un piccolo centro che... L'unico centro. Conosciamo, è Spujol. Una strada, una piazza che niente. Aiutateci, portateci di pizza. Non c'è niente qua comunque, vabbè, solo mare. Lo sapevamo già. Stasera siete tutti invitati alla cena spettacolo al Rigatoni. Ma che caldo in questa città. Grazie, buonasera. Andiamo il traghetto, andiamo in pizza, per piacere. Che mare! Sono le meduse. Infatti non iniziano a cagare sotto, non sono mica. No, però se lo facciamo qua arriva. Hai visto a quello che mo l'ha piato. Là, vedi com'è bello. Quello pure qua, se lo vedi da lontano è così. Certo. E siamo, niente,
niente, io mi faccio un bel bagnetto, però stando molto attenta perché io ho proprio il terrore delle meduse, mannaggia, perché non sono mai stata fatta, solo una mezza volta in realtà, cioè mi ha proprio strusciato il braccio, ma una cosa lievissima, quindi c'ho un po' paura. Va bene, dai. Hola chica! Hola! Donde stai andando? Fiume! In un fiumiciatolo! Visto? Sì, sì. È un fiumiciattolo che collega direttamente le saline a chi? Tramite questi tre buchi. Con il fiumiciattolo a chi? E stanno anche i turisti che ti stanno osservando. Hola! Buenos dias! E siamo arrivati qui, non so se riuscite a vedere, ci sono tutte queste piccole roccette l'una sull'altra che sono di buon auspicio, quindi anche noi abbiamo fatto la nostra roccettina, faccio vedere, eccola, questa l'abbiamo fatta noi. Oggi non è un bel tempo, è 16 agosto, ieri 15 agosto è stato un bruttissimo tempo, siamo stati a letto tutto il giorno perché pioveva e quindi oggi speravamo ci fosse bel tempo, però purtroppo un po' nuvoloso. La vacanza è quasi finita, domani è l'ultimo giorno. Marco, sei soddisfatto di questa vacanza? Sì. Dove sei? Milano, abbastanza, poteva durare un po' di più però... Abbiamo addirittura visto se potevamo cambiare volo, però era troppo un macello, quindi partiremo. Casi chicos, nosotros vamos al mercatino hippie, aquí en el Pilar de la Mola. Madonna mia, non mi sto bene proprio così. Vabbè, traduco, stiamo andando al mercatino hippie che sta sempre qui a Formentera. Meno male. Quindi... Cioè, mi sono messa pure questo che ho comprato, che Marco mi ha regalato l'anno scorso in Thailandia. Sì. Adesso vi facciamo vedere un po' com'è questo mercato. Quantos palmas? Marco sta impazzendo perché sta cercando una macchina che non c'è, ossia una macchina hippie che non trovi. No, non sono convinto che qua infatti, quello che cercavo. Marco è molto deluso. Molto. È molto arrabbiato, Geroci verso la luce gialla, così sembriamo più abbronzati. Perché sei arrabbiato? Vi spiego perché sono deluso, perché pensavo che l'hippie market fosse un mercatino a tema. In realtà tutto c'ha tranne che qualcosa di hippie. Sono delle bangarelle di Formentera, braccialetti, quadretti, le solite puttanate da mercatini. Quindi... No, senza parolacce. Bip. Quindi non chiamatelo hippie market, chiamatelo mercatinos, fate primas.